questo numero del Salus TG il presidente dell'ISS Walter Ricciardi: la legge sui vaccini funziona. Stop alla prescrizione dei vecchi antidiabetici, rischi per i pazienti. Scoperta cura per 3 patologie autoinfiammatorie. Nel nuovo patto di governo sembra sia previsto un intervento sulla legge vaccini, una legge che secondo gli scienziati funziona. La legge sta andando molto bene, nel senso che ha consentito veramente di recuperare alla sicurezza della loro salute migliaia e migliaia di bambini in tutta Italia. Direi che tutte le regioni stanno comportandosi molto bene. L'unica provincia che preoccupa è Bolzano, diciamo, perché anche lì invece c'è sicuramente un problema di ritardo forte, anche favorito forse da qualche rappresentante delle istituzioni che non ha capito che la legge è una legge e va rispettata, però noi siamo molto contenti, abbiamo direi messo in sicurezza i bambini, la stragrande maggioranza dei bambini, adesso bisogna con l'informazione, con la persuasione lavorare sugli adulti e sugli anziani. Ridurre la prescrizione dei vecchi farmaci antidiabete potenzialmente pericolosi per i pazienti perché li espongono a un maggior rischio di crisi ipoglicemiche è l'indicazione degli standard italiani per la cura del diabete mellito 2018, le nuove linee guida messe a punto dalla Società Italiana di Diabetologia e dall'Associazione Medici Diabetologi e presentate a Rimini al 27° congresso della SID. Un nuovo farmaco, un anticorpo specifico che agisce in maniera mirata bloccando l'attività biologica dell'interleuchina 1, molecola infiammatoria prodotta in eccesso in seguito a specifiche mutazioni genetiche. È efficace per 3 malattie autoinfiammatorie, un gruppo di patologie rare. La sua efficacia è stata valutata all'interno di una sperimentazione clinica a livello mondiale, coordinata dai medici della reumatologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.